infame che è stata la mia vita. Da ragazza mi vestivano come un'attrice del cinema e io guardavo il mondo con i miei occhi di pupa di pezza, lunghi e ricciuti come le ali di una farfalla. Nessuno si accorse mai che l'occhio destro era completamente cieco per una macchia che mi era venuta fin da bambino, contro la quale non hanno saputo fare nulla neanche i medici che poi ho incontrato nella vita. Avevo i capelli biondi e una testa leonina che si faceva guardare. Quando camminavo, immersa nei miei pensieri, le macchine si fermavano bruscamente per non travolgermi sulla strada. Ho vissuto in ogni città di questo paese e non ho potuto fermarmi mai, inseguita come ero sempre dai mille mostri atroci della mia fantasia. Sono andata pellegrina di strada in strada, di casa in casa, cambiando pure i bar dove mi piaceva prendere il caffè della mattina, perché non trovassero le mie tracce. Le tracce dei miei racconti di principessa esule su questa terra senza anima, dove i miei polmoni hanno trovato difficile perfino respirare. Forse ero nata per un grande destino, ma questo lo sapevano in pochi. Donna Peppina Curatore, che mi era zia, e Anita, mia madre. Francesco, mio padre, deve averlo vagheggiato anche io, ma solo per vanità. Quando donna Peppina, che mi ha amata più di ogni cosa al mondo, e per questo mi rubò a mia madre e mi mise sempre contro di lei, decise che avrei studiato e sarei diventata una professorona. Avevo 12 anni e stare al mondo non mi appassionava, perché l'umanità pulsa di desiderio e di passioni incontrollate e forti che io non so provare e neanche immaginare e che infine mi terrorizzano. Adesso che mi viene incontro la vecchiaia e ho smesso con anticipo inspiegabile anche di avere il sangue, il mio aspetto dimesso e le rughe che tardano a venire mi difendono ancora più degli sciatti vestiti che mi coprono il corpo. Travestita così, senza età e senza sesso, finalmente me ne rido del mondo. Non è stato sempre così. Un tempo le mie due donne si guerreggiavano per avermi tutta per loro e in paese parlavano di me per via di Anita, che non si era sposata e che mi aveva avuta da Francesco mentre egli era in guerra. Non avevo ancora avuto il primo attacco d'asma e i miei polmoni erano tali che potevo fare il do di petto e tenerlo a lungo facendo vibrare i cristalli del lampadario. Ho cantato ancora, anche dopo l'asma, per molti anni e ho smesso solo alla morte delle mie care donne, mia zia Peppina e mia madre Anita. Ho sognato che dormivano vicine su due lettini bianchi e ordinati e che io le svegliavo col mio canto. Ma loro mi pregavano di fare silenzio perché erano stanche e volevano riposare. Non ho voluto consultare il libro che interpreta i sogni, né giocare i numeri al lotto, come mi ha consigliato la vecchietta che viene tutti i giorni all'ora di mangiare e per la quale cucino sempre un po' di cibo in più, perché credo che il senso di quel sogno fosse proprio quello che compresi appena fu sveglia, quando ero ancora tutta sudata per l'eccitazione. La sera mi siedo sul balconcino della camera da letto, che è stata quella di mia zia, e guardo sulla strada stretta e solitaria dove anche gli alberi non vogliono crescere. Cerco di respirare e di non farmi sorprendere dalle voci e di respingere le presenze che prontamente mi si animano attorno, attratte da un richiamo che origina in me e tuttavia mi è sconosciuto. Infine, quando non c'è più un punto della stanza e dell'orizzonte dove possa volgere lo sguardo senza che si facciano incontro con il carico delle loro storie, piango senza passione e senza furore, arresa ai miei ricordi come una cittadella ai propri assalitori. Ci sono tutti in questa casa senza aria e senza luce. Io li riconosco uno a uno, anche quelli che non vidi mai neppure in una foto, e gli amici degli amici che si sono dati la voce e popolano la carta da parati a fiori beige che ricopre i muri e proiettano la loro ombra come un grande cigno. Chiara, mi manda tua zia Peppina. Chiara, ho conosciuto tua madre. Chi sono io, Chiara? Mi conosci? Chiara, Chiara, Chiara. Il bisbiglio cresce come un concerto di cicale d'agosto. In un attimo occupa tutta la stanza e io divento un fiore, un albero, un filo d'erba. O forse sono solo la nuda terra che hanno calpestato o l'acqua sorgiva che hanno bevuto. Ora finalmente torna il tempo delle fantasie e del mio canto di sirena senza coda. Ora che le mie due donne hanno lasciato il loro corpo terreno e sanno tutto di me e della mia vita. E io con loro. Buongiorno a tutti. Questo è l'inizio di Passaggio in ombra di Maria Teresa di Lascia.
Io non so quanti di voi l'hanno letto quando uscì nel 1995. Maria Teresa era morta da pochi mesi, vinse lo Strega postumo e consegnò, diciamo, all'Italia, al mondo, una scrittrice straordinaria che purtroppo, essendo venuta, diciamo, a mancare prematuramente, non ci ha lasciato quasi null'altro di scritto, si potrebbe dire. E invece no, perché Maria Teresa di Lascia, che è morta a 40 anni nel 1994, ha scritto molto nella sua vita prima di questo romanzo. E se, diciamo, dopo il suo successo letterario è stata conosciuta soprattutto come scrittrice, prima del suo successo letterario è stata conosciuta soprattutto come donna e militante politica. E per fortuna, meritevolmente, l'anno scorso Antonella Soldo, che è attualmente la presidente di Radicali Italiani, ha pubblicato una raccolta di scritti di Maria Teresa di Lascia, alcuni, diciamo, tratti dai suoi interventi politici, alcuni e anche i primi racconti che lei scrisse, e quindi ha compiuto anche un piccolo miracolo, perché Feltrinelli aveva lasciato andare fuori catalogo questo libro bellissimo, straordinario, di Maria Teresa di Lascia, e l'anno scorso è stato ripubblicato, quindi è di nuovo disponibile per chi lo voglia leggere. Quando Elisabetta mi ha proposto, diciamo, di unirmi a questo gruppo per una presentazione, e lei chi ti presento la scrittrice, l'idea era di vi presento una mia amica, vi presento una scrittrice, ma diciamo qualcuno che fa parte della mia vita. Ecco, io ho subito pensato a Maria Teresa di Lascia per tantissimi motivi. Innanzitutto perché io l'ho conosciuta, Maria Teresa di Lascia, pochi mesi prima di morire, alla prima assemblea radicale a cui sono andata nel 1994 a Roma, me la presentò un compagno radicale di Torino, che in combinazione le stava restituendo il manoscritto di questo libro che lei gli aveva dato in lettura, e mi disse: ti presento una persona. E io me la ricordo piccola, minuta, diciamo, forse un po' più bassa di me, molto, molto asciutta, molto, con uno sguardo penetrante. Non posso dire di averla conosciuta bene, però ho questo ricordo di lei legato indissolubilmente al suo libro, e purtroppo lei venne a mancare pochissimi mesi dopo, quindi non ci fu l'opportunità di approfondire questa conoscenza. Però appunto, quando uno dice una scrittrice che conosci, ecco, io poi ho conosciuto e conosco Maria Teresa anche attraverso tutta la storia della sua militanza politica. E lei ha vissuto questo paradosso, che finché è stata, diciamo, in vita una militante politica, quasi nessuno dei suoi compagni radicali con cui ha condiviso, diciamo, giorni e notti di impegno, di passione, sapeva che lei scriveva. Il suo primo racconto pubblicato, che si intitola Compleanno e che si trova in questa raccolta adesso di Antonella Soldo, che entrambi i libri sono disponibili in libreria, se poi qualcuno fosse interessato ad acquistarli. Compleanno fu diciamo una sorpresa per i suoi compagni radicali, perché vinse un concorso indetto nel 1992 da Agora Telematica, che è stata, diciamo, uno dei primissimi provider italiani, quando ancora si era agli albori del web, di internet. Siccome i radicali avevano costituito il Partito Radicale Transnazionale e avevano la necessità, diciamo, di parlarsi, di scriversi in sedi diverse in tutto il mondo, Roberto Ciccio Messere con alcuni altri compagni diede vita a questa prima BBS italiana, che si chiamava Agora Telematica, e che forniva
quando nessuno aveva la posta elettronica, la posta elettronica e poi dei primi servizi di conferenze, la possibilità di chat, la possibilità di comunicare. E nel 1992, per tra le sperimentazioni, diciamo, della rete, quando nessuno sapeva cos'era la rete quasi, lanciarono questo concorso letterario e Maria Teresa vinse ex aequo con un ragazzo che si chiama Maurizio Tocchio, in combinazione con un mio compagno di studi di filosofia, ma questi sono veramente i casi della vita. E nessuno sapeva che li scrivesse, cioè fu veramente una sorpresa per molte persone. Io ho voluto cominciare proprio leggendo l'inizio del suo romanzo, perché secondo me, per chi non la conosce, la qualità della sua scrittura, che è magnetica e che è in qualche modo contemporaneamente concreta, concretissima nelle sue descrizioni, nella sua anche nello sviluppo del romanzo, c'è una storia di questa donna che si chiama Chiara, di questa sua infanzia difficile in questo paesino ai confini tra la Puglia e la Campania, figlia di una madre non sposata e i complicati rapporti familiari. Ma tutto questo, e cioè tutta la storia di Chiara e della sua famiglia, delle sue vicende, sono raccontate con questa lingua che è piena di fantasia, piena di immagini, piena di riflessione, piena di tantissime cose. E anche se diciamo il libro si potrebbe, diciamo, considerare un romanzo non politico, in realtà ci sono tantissimi aspetti politici che richiamano alla vita di Maria Teresa, alle cose, alle lotte che lei ha fatto, alle cose che lei ha conosciuto. E io quello che trovo, diciamo, poi straordinario, invece, leggendo i suoi scritti politici, cioè alcuni suoi interventi, alcune sue riflessioni pubblicate su Notizie Radicali, che lei ha anche diretto per alcuni anni, negli anni Ottanta, la sua scrittura politica è estremamente letteraria, e infatti lei ci ha lasciato alcune delle riflessioni più belle, secondo me, sulla, per esempio, su alcuni aspetti della politica radicale, su cos'è la non violenza, su cos'è. Quindi c'è veramente un intreccio di una persona che è stata paradossalmente conosciuta prima per un aspetto e poi per un altro, e poi purtroppo, diciamo, è stata anche dimenticata precocemente. Due sono stati i premi Strega postumi in Italia. Uno è Il gatto pardo di Tomasi di Lampedusa e l'altro è Passaggio in ombra di Maria Teresa di Lascia. Il gatto pardo è un long seller, tutti lo conosciamo, tutti lo leggiamo. Passaggio in ombra, che pure ebbe un'accoglienza straordinaria e che fu tradotto in molte lingue europee, appunto a un certo punto uscì dal catalogo Feltrinelli, credo che sia un unicum nel caso dei primi Strega. Io spero vivamente che adesso questo secondo libro che è uscito, con i testi di Maria Teresa, che ha fatto sì che Feltrinelli lo ripubblicasse, restituisca, diciamo, una nuova visibilità e costante e lunga nel tempo. Una delle cose, secondo me, che possono colpire il lettore anche di Passaggio in ombra è, diciamo, forse quello che non ti aspetti, cioè non ti aspetti forse in una storia, diciamo, in un romanzo scritto da una radicale, da una militante politica, una delle figure femminili in qualche modo così rassegnate. È buffo, io vi ho letto l'inizio e
c'è questa descrizione che Chiara fa di sé, che sembra forse l'esatto opposto di quello che io ho idea fosse sia stata la vita di Maria Teresa. Cioè, quando lei dice, la protagonista dice: l'umanità pulsa di desideri e di passioni incontrollate e forti che io non so provare. Ecco, io penso Maria Teresa sia l'esatto opposto di questo. Lei era veramente, veramente una persona piena di passione per le cose che faceva e piena di anche di verve. Tanto che una delle sue frasi storiche, una delle frasi che qualunque militante radicale l'abbia conosciuta ripeterà come prima cosa di Maria Teresa, era, cioè la sua frase icona è: una litigata non si nega a nessuno. E ci sono racconti appunto di sue litigate etiche ed epocali, più o meno con tutti, insomma, tutte le persone che io conosco. Ci saranno sicuramente le eccezioni, ma questo per dirvi che è una persona invece, a differenza della sua protagonista, estremamente vitale, estremamente piena. E questa sua passione, diciamo, si traspare, secondo me, in modo immediato, ma che è una passione fatta di conoscenza, è una conoscenza fatta di amore per le cose a cui ci si dedica, per le cose che si fanno, e che ritroviamo, diciamo, proprio nel primo degli interventi che Antonella Soddo racconta in questo libro, l'intervento che Maria Teresa fece al 26esimo congresso del Partito Radicale, che si tenne a Firenze il 30 ottobre del 1981. Lei era già militante radicale a Napoli da una decina d'anni, è stato l'intervento con cui lei si è fatta conoscere, diciamo, forse alla dirigenza romana, e lei diceva: in questo partito ognuno di noi vive, ed è giusto che sia così, nel rispetto profondo, nella comprensione e nell'amore di tutto ciò che ci ha preceduto, ma anche di tutto quello che vogliamo essere insieme alla storia che ci ha preceduto, perché è scritto nel Piccolo Principe, è un libro molto citato in questo partito, l'ho letto seguendo le tracce della storia di questo posto. Non si conosce che ciò che si ama, e di ciò che amiamo noi siamo profondamente responsabili. Ecco, vedete, poi è vero che in fondo la storia del Partito Radicale è anche impregnata di letteratura, in un certo senso, cioè di parole che sono anche parole letterarie e non solo parole politiche. Però in questa citazione del Piccolo Principe c'è tantissimo di Maria Teresa, tanto che il Piccolo Principe fu un libro che lei regalò a Sergio De Lia, che era ancora in carcere, che è stato il suo compagno, poi suo marito, e con lei fondatore di Nessun Dopo Caino, l'associazione che si occupa della battaglia per l'abolizione della pena di morte e per i diritti dei carcerati. Quindi ci sono c'è questo elemento, diciamo, letterario che permea tutta la sua produzione politica. Anche Nessuno Tocchi Caino ha una storia, diciamo, letteraria, il titolo, diciamo, di nome dell'associazione, perché nasce, diciamo, da una era nato come Lega per l'abolizione della pena di morte, ma Maria Teresa cercava un nome che fosse più pregnante, che fosse più, e chiesero a Henri de Lucca se nella traduzione, perché la traduzione è attestata, era Nessuno uccida Caino, e lei però questo uccida non le piaceva, intanto perché le suonava sbagliato. E come, appunto, secondo me, ai letterati, ai
piacerebbe ai poeti, non so se Maria Teresa scrivesse poesie, però secondo me è piena di poesia tutta la sua produzione letteraria, cioè è una cosa che comunque ha quella capacità magica della poesia di evocare, di accostare immagini e di farle girare e risuonare dentro di noi con una forza straordinaria. E allora appunto chiesero a Henri De Luca se non fosse possibile tradurre diversamente quel versetto biblico in cui Dio appone il segno su Caino dicendo che non bisognava vendicarsi su Caino per l'uccisione di Abele. E Henri De Luca propose questo versetto Kitai, cioè disse che e questo poi divenne il nome dell'associazione, nessuno di Caino, ma fu anche in parte diciamo recepito nella successive traduzioni della Bibbia, quindi cioè, è una riflessione diciamo che si è innescata e che è stata diciamo anche in qualche modo feconda forse per una prospettiva davvero, cioè una prospettiva che politica, ma perché innanzitutto umana, no? Di che cosa è il senso della colpa, della pena e della riabilitazione. E il senso, diciamo, altissimo della politica, dell'importanza della politica nella vita di Maria Teresa si traspare appunto in tutti questi suoi scritti. E il senso anche forse appunto della sua della diversità di questo essere particolari che sono un po' i radicali nella storia politica italiana e anche nella storia letteraria, diciamo. E voglio leggere un altro breve estratto da un articolo che Maria Teresa pubblicò su Notizie Radicali nel 1983. Nessuno può negare che se la posta in gioco è la politica nella sua pratica quotidiana e anche nella sua nobiltà più dismessa, i radicali la sanno fare e la gente gli dà credito. Ma la nostra diversità, essendo la sua esistenza resa possibile non per definizione, ma a prezzo di uno sforzo di creazione, non ci consente di essere soddisfatti se sul percorso e sulle scadenze degli altri abbiamo portato a casa un bottino inaspettato. Vorrei tornare un attimo su un concetto che ci è caro e non solo per la sua allenata intelligenza,